I giovani, l'energia del futuro, di questo vogliamo parlare in questa puntata speciale di Open Mind, nella quale abbiamo degli ospiti in studio, abbiamo dei collegamenti, abbiamo delle premesse. Le premesse sono proprio queste: il paese Italia cerca il rilancio, il governo proprio in questi giorni ha presentato il suo piano fatto di ricette e di scommesse e dai territori, e noi guarderemo i territori del nostro paese, a cominciare dall'Emilia Romagna, perché qui ci troviamo come sede, ma lo sguardo non trascurerà nessuno, avanzano le loro istanze. Allora cercheremo di incrociare le richieste con le risposte e la fattibilità naturalmente delle ricette presentate. Saluto immediatamente gli ospiti che sono qui in studio con me, con i quali attraverseremo questi itinerari sia geografici naturalmente che di contenuti. E allora comincio con Giorgia Bucchioni, benvenuta, vicepresidente nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria con delega ad education e lavoro. Questo ci porta ad agganciare il tema appunto dei giovani che escono dalla parte formativa, che è la scuola superiore, che è l'università, e l'impresa che dovrebbe accoglierli oppure diventare una prospettiva per loro. Accanto a lei Claudio Bighinati, è da poco eletto presidente dei giovani imprenditori di Confindustria dell'Emilia Romagna. Buonasera. Quindi analizzeremo questo territorio, perché questa è una regione giudicata virtuosa. Assolutamente virtuosa. Ci conferma che non è un mito che si porta dietro dal passato, lo confermeremo. E poi Andrea Cammelli, fondatore, ormai abbiamo 20 anni, direttore di Alma Laurea, proprio in questi giorni avete presentato i dati su quella che è il dato relativo all'occupazione, alla scolarizzazione, all'inserimento nel mondo del lavoro, alla capacità di creare anche impresa da parte dei giovani. Alma Laurea, racconteremo cos'è, 20 anni di storia, sono tante. Stavolta abbiamo presentato 450.000 curricula. Non è cosa da poco. Da questi ne sorteggiamo uno, che è quello di Jessica Morini, che si è appena laureata. Benvenuta anche a te nei nostri studi. Allora, tu ti sei laureata nella triennale di Scienza della Comunicazione all'Università di Bologna. In questo momento stai lavorando, ma fai un lavoro che forse non è esattamente in linea con il tuo corso di studi. Ne parleremo. Allora, come abbiamo detto, questi sono i giorni in cui il governo, guidato dal primo ministro Matteo Renzi, ha presentato quello che è la sua ricetta fatta di scommesse, fatto magari di qualche passo in avanti, perché lui affretta il tempo, è una delle condizioni del suo piano. E vogliamo visto che poi insomma i tempi ci richiedono in questo caso di fare immediatamente questa riflessione con una collega, Antonella Baccaro, che è capo servizio dell'economia del Corriere della Sera, che è in collegamento telefonico con noi da Roma. Pronto, Antonella? Eccomi, un saluto a tutti. Ciao, ben trovata. Allora, ti volevo chiedere una prima impressione su questo piano, considerando che forse questo governo in questo modo ha accontentato un po' tutti, perlomeno fronte imprese e fronte lavoro dipendente, dunque occupazione. È così? Beh, se l'intenzione del primo ministro era quella di dare una frustata, di produrre un effetto shock, secondo me questo è un effetto immediatamente ottenuto, perché la sequela degli annunci che ha prodotto in una maniera del tutto originale, con un linguaggio molto semplice, molto accattivante, ha creato un sentimento generale di ottimismo e una sensazione netta che qualcosa possa cambiare. Ora, naturalmente, a questa fase di annuncio, perché di annuncio si tratta, deve seguire la fase dell'attuazione, e forse su questa parte dell'attuazione si muovono i dubbi della maggior parte degli osservatori, che in un primo momento hanno espresso immediatamente, come dicevi giustamente tu, un giudizio abbastanza positivo prima facie, perché in effetti l'elenco delle misure fatto da Matteo Renzi ce n'era un po' per tutti. C'erano delle misure sul taglio delle tasse, sia per le famiglie, un pochino per le imprese, poi c'era anche la riforma del lavoro, quindi tutta una serie di misure che davano una sensazione di un cambiamento. Naturalmente i nostri dubbi di osservatori, ma non solo i nostri, anche quelli delle categorie, immagino che tu adesso li farai sollevare, sono quelli sull'attuabilità dei provvedimenti e sull'efficacia dei provvedimenti.
allora, posso anche dirti in che senso. Sì, ti volevo chiedere, in realtà, e noi adesso li approfondiremo, ma prima di chiederti questo, pare forte ed evidente al momento il silenzio da parte proprio di Confindustria. Tra l'altro Giorgio Squinzi ha scritto una lettera al quotidiano appunto che tu rappresenti, al Corriere della Sera, in cui erano state indicate quelle che sono le esigenze, eccetera. Abbiamo detto forse in qualche modo qualche risposta c'è stata, ma al momento tutto tace. Tu come leggi questo silenzio? Ma indubbiamente è un po' insolito, non posso dire che sia del tutto soltanto legato al fatto che i provvedimenti nel merito ancora non si conoscono. C'è un'attesa, diciamo così, che è forse anche un modo per il Presidente di raccogliere le idee sul territorio, dai territori come quello di cui tu oggi stai parlando, che sono poi quelli che danno il polso della situazione ovviamente al Presidente di Confindustria. Quindi raccogliere un po' le idee sul territorio, vedere se questi provvedimenti piacciono e in che misura possono essere modificati. E poi c'è naturalmente il giusto attendismo di chi aspetta di vedere nel merito i provvedimenti, perché il taglio dell'IRAP richiesto non era quello che è stato ottenuto, anche se quello che è stato ottenuto è arrivato a sorpresa, ma è arrivato a carico anche come copertura di una tassazione delle rendite finanziarie che lascia un po' la mano in bocca a chi investe evidentemente, no? Dall'altra parte c'è il pacchetto del lavoro. Lì sul pacchetto del lavoro sono stati fatti grossi passi avanti nel decreto. Se la richiesta era quella di, diciamo, rendere il contratto a termine ancora più flessibile di quello che era, lì c'è grandissima flessibilità, al punto che un osservatore flessibilista, passatemi il termine, come Tito Boeri, oggi su Repubblica ritiene che la flessibilità sia fin troppa, soprattutto perché a fronte di questa flessibilità non esistono ancora strumenti, parlo della riforma degli ammortizzatori sociali, che invece è contenuta nel disegno di legge delega, e quindi è chiaro prevedere che arriveranno prima le norme del decreto sulla modifica dei contratti e in un secondo momento a ricadere sul bilancio del 2015, perché questo è anche il problema, la riforma degli ammortizzatori sociali. Ecco, questa volontà di capire meglio i provvedimenti prima di dare un giudizio mi sembra del tutto legittima, anche perché aggiungo che proprio qualche minuto fa il segretario della CGIL Susanna Camusso, che aveva prima dato un ottimo giudizio sulle uscite di Renzi, in particolare riferita al taglio delle tasse in busta paga, proprio qualche minuto fa ha fatto capire che non le piace assolutamente la riforma del contratto, e quindi ecco, già siamo su posizioni diverse da quelle assunte in un primo momento. E allora, tu dicevi dubbi sulla attuabilità, una cosa ti voglio chiedere per concludere, che forse include anche quello, perché si è parlato tanto del tema delle coperture e qui ci sono anche degli imprenditori, come tu ben sai, e uno dei temi cari è quello del debito delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, ma se non c'è ancora una certezza sulla cifra, probabilmente partiamo veramente da una condizione di incertezza che riguarda anche poi l'esito di queste misure. Esattamente, sui debiti della pubblica amministrazione è stata fatta un pochino più di propaganda rispetto agli altri temi, credo, perché da tempo, riprendendo i dati forniti dal Ministero dell'Economia, tutti gli osservatori hanno lasciato intendere che un conteggio dei debiti è stato fatto alla fine del 2012 ed è pari a 47 miliardi, 27 sono quelli messi a disposizione sul primo anno, 20 quelli che dovrebbero essere pagati quest'anno. Al di là di questo conteggio non esiste un conteggio ulteriore, per cui qualsiasi altro pagamento in più rispetto a quello già previsto è già verificato e anche certificato, quindi immediatamente pagabile, va ancora fatto, quindi c'è sicuramente un lasso di tempo nel quale bisogna far emergere questo debito, che probabilmente è quello relativo al 2013 e successivamente andrà in pagamento. Qual è il problema? Che una delle coperture che Renzi ha indicato dei provvedimenti è proprio l'IVA che deriva dal pagamento di questi debiti, quindi se questi debiti poi non vengono pagati nel tempo giusto previsto, anche qui la questione della copertura diventa un po' ballerina. Certo. Antonella, grazie infinite per la tua disponibilità. E io a questo punto giro queste riflessioni alla platea che è qui accanto a me, cominciando da Giorgia Bucchioni. Abbiamo detto Confindustria al momento tace, e l'ipotesi avanzata dalla collega del Corriere potrebbe essere valida, si sta sondando proprio dai territori quali sono le reazioni, quali possono essere le cose da aggiungere o da fare, e poi si vedrà, può essere così o c'è dall'altro. Ritengo che il Presidente stia aspettando di conoscere nel merito
quelli che sono i passi che si stanno facendo e nel dettaglio anche, soprattutto il discorso delle coperture. Però il Presidente si è anche espresso, appunto, proprio sul Corriere della Sera in maniera abbastanza chiara, dicendo che quello che sta a cuore a noi, a Confindustria e al Paese, dovrebbe essere soprattutto la tutela del mondo imprenditoriale in quanto volano per creare lavoro e per creare occupazione oggi. Il fatto che il Presidente Squinzi abbia dichiarato chiediamo agli italiani se vale di più un po' più di euro in busta paga o un lavoro, secondo me è indicativo della posizione nostra di Confindustria. Per quanto riguarda poi un parere più approfondito, ritengo che stasera, nei prossimi giorni, al massimo domani, insomma, dovrebbe uscire una nota ufficiale. Mi permetto anche di dire che in ogni caso dovremmo in questo momento guardare con positività uno shock dato in questo momento da Matteo Renzi, perché questo paese da troppi anni è fermo, da troppi anni galleggia su tentativi di fare qualche cosa. Non si sa se Renzi ce la farà, però sicuramente lo spirito, l'entusiasmo c'è. I provvedimenti che lui si accinge a varare sono importanti, sono ambiziosi. Ci sono l'augurio, anche molte scommesse, perché nella copertura sì, c'è si il problema danno delle premesse coperture. Non sempre assolutamente, certe, c'è quindi il problema delle coperture. D'altronde la situazione italiana è quella che è, il debito pubblico è qualcosa di mostruoso, quindi sicuramente bisognerà analizzare tutto nel dettaglio. Però aspettiamo di vedere delle cose positive, mi viene in mente l'apprendistato, insomma, che noi guardiamo con favore, certo. Erano le proposte che noi avevamo fatto, che sono state accolte, se rimangono così, e comunque mi sembra che ci sia grande entusiasmo, grande voglia di lavorare e che le idee siano chiare. Il fattore tempo che Matteo Renzi sta cavalcando è un fattore che per noi imprenditori è fondamentale, quindi ad oggi stiamo a vedere, però le premesse se vanno oltre i proclami non dovrebbero essere male, Confindustria immagino uscirà a breve. Claudio Bighinati, abbiamo detto per esempio anche il tema carissimo alle imprese per andare avanti, è quello della copertura del debito da parte della pubblica amministrazione. Questo vale, come abbiamo detto, nelle speranze e nell'incertezza di non avere cifre esatte e, come abbiamo detto poc'anzi, anche il tema delle coperture. Però senza quello moltissime imprese chiudono. Assolutamente, io mi ricollego anche un po' al titolo della trasmissione, cioè questo è un governo giovane fatto di giovani, e che c'è un bene e un male. Il male potrebbe essere che forse c'è un po' di inesperienza, ma sicuramente il bene, citando anche le parole della mia collega Giorgia Bucchioni, che sicuramente c'è molta energia in questo governo e, come ci siamo detti qualche giorno fa all'interno di Confindustria Emilia Romagna, speriamo che questa energia venga sviluppata positivamente. Il nostro focus, è vero, in questo momento Emilia Romagna, ma Confindustria Nazionale in generale, è in una posizione attendista, perché veramente stiamo cercando di capire, di entrare nel merito di questi provvedimenti, in particolare quello sulla riforma del lavoro, perché abbiamo visto anche la legge Fornero, poi gli effetti che ha avuto, quindi va analizzata bene nel dettaglio per capire poi le conseguenze. Abbiamo sentito adesso da Antonella Baccaro, esatto, che la CGIL ha già cambiato. Esatto, questo è un tema delicato, bisogna veramente entrare nel merito. Pregevole l'idea di riuscire a fare una riforma al mese, perché è vero, il tempismo per noi imprenditori è fondamentale, però condivido quello che diceva anche Giorgia, che il nostro focus è sulla crescita, sugli investimenti. Se si investe, se nell'agenda di lavoro nazionale viene data priorità agli investimenti, quindi alla crescita, allora si può parlare di occupazione, perché la crescita e gli investimenti portano a nuovo lavoro, nuovi posti di lavoro. Si prevede per il 2014 una crescita del PIL dello 0,7, è ancora poco, è niente. Emilia Romagna, ecco, qui segnalo un dato positivo, l'Emilia Romagna 2013 l'ha chiuso a meno 1,4, nel 2014 è previsto un più 1%, quindi leggermente superiore alla media nazionale, ma c'è un'inversione di tendenza favorevole, positiva, ma sicuramente parliamo ancora di poco, cioè bisogna focalizzarsi sugli investimenti e sulla crescita, ecco. Ci aspettiamo che il governo, anche in questo senso, faccia delle proposte e delle iniziative interessanti. Volevo chiedervi un commento così proprio veloce, però è uno degli aspetti che ha colpito, abbiamo detto l'effetto shock, il fattore tempo, che insieme raccolgono un nuovo modo, anche un nuovo modello comunicativo. E anche Antonella Baccaro evidenziava come questo linguaggio su cui adesso i media si stanno appassionando, il teleimbonitore, le slide col pesciolino rosso e tutto. Voi che siete, voglio dire, il versante concreto della lettura di queste cose, vi lasciate affascinare da questi aspetti? Trovate che siano superflui o, come giovani, dite perché è un linguaggio moderno, magari ci può stare? Giorgio Bucchioni.
partendo dal presupposto che l'importante è la sostanza, però io ritengo che comunque questo sia un governo all'insegna del nuovo, all'insegna della novità, all'insegna dei nuovi volti, che si propone di fare cose che prima non sono state fatte. Quindi anche un discorso di comunicazione che arriva anche molto direttamente al mondo giovane, cosa che non è mai stata fatta prima, io non la trovo una cosa secondaria. Claudio Bighinati. Visto che io lavoro e opero in questo settore, applaudo a un linguaggio nuovo che definiamolo smart, quindi adattissimo ai giovani che siano imprenditori o lavoratori. Poi ecco, l'importante ovviamente poi sono i contenuti e la sostanza, però una nuova forma di comunicazione è già un buon segnale. Molto troppo teleimbonitore, Renzi. Renzi per me è un grandissimo comunicatore e non a caso ha un grandissimo feeling con quello che dovrebbe essere il suo principale antagonista. Però, i paragoni si sprecano, esatto, di questi c'è molta, tempi. C'è molta simpatia fra due, diciamo così. Andrea Cammelli, io volevo fare la stessa domanda partendo dal presupposto che forse qualcosa è stato colto, cioè partire dai giovani e dall'impresa legandoli forse è la chiave di volta per riagganciare una ripresa che da qualche parte dovrà pur ripartire, no? Sì, io ormai non sono più giovane, quindi faccio fatica. Però li conosce benissimo, fatica, li frequenta, ma li studia, li analizza. È evidente, perché questo... Quando nel 1994 è stato messo in piedi Alma Laurea, io insegnavo all'università, naturalmente, di Bologna, e avevo l'idea che se non conoscevamo per bene, da subito, dove i ragazzi andavano, naturalmente, i dati, dico, statistici non dicevano niente. No, non dicevano niente. Ecco perché ci siamo messi a lavorare molto di più e molto meglio, cominciando a fare questa esperienza sull'università, dico, di Bologna. Oggi è un'esperienza molto, molto dico, dilatata, perché riguarda tutte le 64 le università dico, italiane. Ne parleremo approfonditamente. Bene, però il problema di fondo è questo. Che cosa facciamo adesso? Che cosa succedono i giovani? I giovani mi pare che siano molto migliorati, molto migliorati. E qualcuno l'ha capito e gli sta dando delle chance? Io devo dire la verità che ci sono molti giovani, purtroppo, che molta stampa, che probabilmente sottolinea piuttosto gli aspetti, dico, negativi, perché vende di più, naturalmente. E questa stampa, devo dire, che non mi pare che particolarmente interessata a comprendere qual è il vantaggio dei giovani. Proviamo anche a raccontarlo noi, allora, fra poco. Certo. Adesso noi dobbiamo fermarci, ma io anticipo a Jessica Morini, neolaureata in Scienze della Comunicazione, io voglio il suo giudizio da tecnica su quello che abbiamo detto, cioè su questo nuovo linguaggio, per rimanere nel contenitore. Poi entreremo naturalmente nel merito dei contenuti di questo piano di riforme, che chissà, magari daranno una spinta in più all'affermazione del futuro incarnato dai giovani. A tra poco.